Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi propongo un bellissimo orecchino a forma di cuore con dei bellissimi cristalli di 4 tonalità di blu. È di facile realizzazione e quindi è anche per tutti, anche per i principianti. E fa molta figura, è indossato ed è anche un buon filato, un buon colore di filato. Vabbè. Bando alle ciance e andiamo a vedere i materiali che servono. Bene, prima cosa andiamo a prendere la nostra formina a forma di cuore. Io non ho preso una formina tanto grande perché comunque è un pendente, dobbiamo sempre calcolare la lunghezza del pendente perché devono pendere, non appoggiarsi ovviamente alla spalla, quindi non farli neanche eccessivamente lunghi. Non ho utilizzato una formina troppo grande perché è troppo vistosa, ma leggermente più piccola perché con tutte le perline che andremo a utilizzare ovviamente l'orecchino è già super vistoso così come lo faremo. Ho utilizzato un filo molto sottile, filo diamante da 0,6 mm di colore blu elettrico, come vedete spicca molto anche il colore del filato. Come invece diciamo perline, ho utilizzato delle perline da 4 mm e ovviamente dei cristalli perché luccicano di più e quindi sono esteticamente più belli, e ho utilizzato 4 colorazioni. Come uncinetto ho utilizzato un uncinetto molto piccolo, vi do la misura, è 1 mm, quindi molto piccolino perché il filo è sottile e quindi si lavorava bene con l'1 mm. Adesso vi farò vedere la sequenza di come infilare le perline nel filo, cioè come l'ho fatta io, però la mia il mio consiglio è quello di mettere le perline sul filo a casaccio, perché abbinare i colori proprio a casaccio, perché così verrà secondo me molto molto bello. Allora, la prima lavorazione che faremo con la perlina sarà una perlina singola, e quindi sul filo andiamo a montare una perlina, e poi successivamente vi faccio vedere la successione di perline a coppie, diciamo a gruppi, che dobbiamo inserire sul filo. Thank you.
Allora, per prima cosa dovremo andare a rivestire con il nostro filato tutta la nostra formina. Il rivestimento della formina è molto semplice, si fanno semplicemente delle maglie basse. L'unica diciamo difficoltà è solo l'inizio, che come vedete è molto semplice. Se avete bisogno di un video tutorial specifico solo per l'inserimento, cioè scusate, il rivestimento della formina, ve lo faccio tranquillamente a parte, dedicheremo solo un video tutorial al rivestimento di qualsiasi tipo di formina, perché la tecnica è sempre comunque quella. Noi adesso andremo a rivestire interamente la nostra formina, rivestendola tutta con il nostro filato, facendo tutte maglie basse. Vi ingrandisco l'immagine per farvi vedere proprio i passaggi, come devono essere fatti per ovviamente tutta il perimetro della formina. Come notate, i passaggi sono veramente molto semplici. Andiamo comunque a fare tutte maglie basse e a coprire in questo modo la nostra formina. Ci vediamo a fine giro. Arrivati a fine giro, andremo ad eseguire una maglia bassissima. Adesso dobbiamo andare a rifare un altro po' di giro di maglie alte e le andremo a rifare nelle maglie basse sottostanti. Ho parlato di maglie alte, in realtà mi sono sbagliata, volevo dire maglie basse. Quindi facciamo per iniziare una catenella e poi sotto ogni maglia bassa rifaremo una maglia bassa. Non arriveremo a rivestire con un altro giro la formina, per il semplice fatto che arriveremo a un certo punto che con questo tipo di lavorazione ci fermeremo. Ci fermeremo perché andremo a inserire le perline nella lavorazione. Allora, per quanto riguarda l'inserimento di perline, dovremo fare un piccolo conto. Partendo dalla punta del nostro cuore, andremo a contare 11 maglie basse. Perché questo? Perché saranno le maglie basse che andremo ad utilizzare, diciamo, nella metà cuore per andare a inserire già le perline. Quindi, ovviamente, con la lavorazione a maglie basse arriveremo a 11 punti dalla fine, diciamo dalla punta del nostro cuore, a lavorare, diciamo, il secondo giro di maglie alte. E poi vi farò vedere come andremo a inserire nella lavorazione, appunto, le nostre perline che abbiamo inserito nel filo. A questo punto andremo a inserire la nostra prima perlina. Ovviamente nell'inserimento delle perline andremo a fare delle maglie bassissime quando andiamo a inserirle. Successivamente nella maglia sottostante successiva andremo a fare una maglia bassa vuota senza l'inserimento di perline, giusto per dare un po' di spazio tra un gruppo di perline e l'altro, così
quando le andiamo a indossare, le perline hanno questo movimento che a me piace molto. Se uno vuole fare invece un po' tutto un po' più appiccicato, ricordatevi che dovete ovviamente contare diversamente le maglie che vi servono per inserire le perline nella metà cuore, in una metà cuore. Altrimenti fate come faccio io, che dico la verità, il risultato è molto 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 carino. Secondo gruppo di perline abbiamo, come avete visto, inserito 3 perline. Successivamente andiamo a fare una maglia bassa e adesso andremo a prendere un gruppo di 5 perline, come vi avevo fatto vedere precedentemente nel montaggio del filo. 5 perline che andremo a unire tutte insieme attraverso ovviamente una maglia bassissima. Adesso andremo a inserire invece 6 perline tutti insieme, quindi le raggrupperemo tutti e 6. Ricordatevi sempre che tra un gruppo di perline e l'altro va eseguita sempre una maglia bassa per creare un po' di spazio tra un gruppo di perline e l'altro. Adesso andiamo a montare il gruppo di perline da 8. Le andremo a chiudere tutte insieme attraverso una maglia bassissima sulla lavorazione e poi andremo a fare a vuoto una maglia bassa. Adesso andremo a inserire il gruppo di 10 perline proprio nella punta del nostro cuoricino. Successivamente le altre gruppi di perline saranno a ritroso. Dai 10 che abbiamo inserito andremo a fare le 8, le 6, le 5, le 3 e l'una perlina. Delle 10 perline andremo a fare una maglia bassa e successivamente l'altro gruppo di perline che andremo a inserire saranno il gruppo da 8. Andremo a inserire il gruppo di 6 perline, poi successivamente il gruppo da 5 perline, successivamente quello da 3 e poi infine l'ultima perlina che ci rimane.
finito di inserire ovviamente tutte le perline, il giro finisce andando ad eseguire tutte le maglie basse nelle maglie basse sottostanti. Per finire il giro andremo ad eseguire una maglia bassissima sulla catenella iniziale che avevamo fatto. In questo modo l'orecchino è terminato, dovremo andare ad eseguire quindi la parte alta del nostro pendente. E mi raccomando, ricordatevi che appena finita questa lavorazione sarebbe bene andare a fermare tutti i fili. Adesso dobbiamo fare la parte superiore, che è praticamente tipo assomiglia a un bottone cicciottoso. Per fare questo ci servirà una perlina da 6 mm di un altro colore di blu che ho scelto, sempre è una perlina di cristallo. Per fare questo utilizzerò sempre il solito filato e ovviamente il solito uncinetto. Andremo a fare un anello magico e lo andremo a chiudere con una catenella. Dopodiché andremo ad eseguire 10 maglie basse all'interno di questo anello magico. Andremo a tirare il filo per chiudere il nostro cerchietto.
A questo punto andremo ad eseguire l'ultima maglia bassa per farne ovviamente 10 e questo giro lo andremo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto. A questo punto, per creare la parte cicciottosa del nostro orecchino, dobbiamo andare ad eseguire un'altra ricopertura del giro. Quindi andiamo a fare una catenella e poi, passando con l'uncinetto all'interno del buchino, andremo a prendere il filo e a fare una ricopertura. Io praticamente ne ho fatte due. Se avete fili o più sottili o più grossi, ovviamente potrebbe bastare anche solo un primo giro, ma per creare la parte cicciottosa io dico sempre di passarci anche 2/3 volte a ricoprire il cerchietto, in maniera tale che più cicciottoso è e meglio è. E anche qui si faranno sempre tutte maglie basse. Dopo aver fatto 3 giri di maglie basse, aver fatto una bella copertura, andremo a chiudere il tutto ovviamente andando a eseguire una maglia bassissima. Come potete vedere, dopo anche 3 giri comunque è diventato abbastanza ciccioso, come deve venire. Ve lo ripeto, se utilizzate un filo più grosso del mio, vedrete che basterà semplicemente 2 giri di maglie basse, non 3 come ho fatto io, dato che io avevo comunque un filo molto sottile. Finiti i 3 giri, io ho tagliato il filo e adesso vado ovviamente a fermare subito i fili in eccesso, dandoci sempre un punto di colla Azulit. A questo punto non ci rimane altro che rifinire il nostro bottone, chiamiamolo così. Andiamo a prendere ovviamente la perlina da 6 mm e ci servirà comunque un ago per la tessitura, perché andremo a tessere nel mezzo di questo bottone la nostra perlina.
adesso la parte che ci rimane da fare è proprio collegare il nostro bottone al nostro orecchino, attraverso ovviamente l'inserimento sia del nostro anellino che nella parte terminale della nostra monachella. Ecco qua, come potete vedere, abbiamo finito il nostro orecchino. Devo dire che sono veramente molto molto carini e spero vi sia stato innanzitutto d'aiuto questo video tutorial per la realizzazione e di avervi tenuto compagnia nelle vostre case. E a questo punto mi rimane solo da augurarvi buone feste e buon inizio anno 2024. Ciao a tutti!